Ringraziamo Rete Biella per averci ospitato nella sua redazione. Hai mai pensato di fare carriera universitaria? Preferisco pensarla così. Se quando è ora di cominciare un dottorato, uno me lo danno, due lo voglio davvero fare, allora lo faccio. Però non è questione di carriera universitaria, è questione di no, quei 3-5 anni li dedico al dottorato. E poi si vede. Nel senso, non mi chiudo nessuna porta, però non mi piace particolarmente l'idea di occuparmi di una sola cosa full time tutta la vita. E non mi piace molto l'idea di dovermi spostare, preferisco essere io a scegliere, cioè voglio viaggiare tanto, ma preferisco essere io a scegliere quando e non così. Il dottorato lo sto tenendo in considerazione, non è una porta che si è chiusa, però il resto della carriera non so, non credo che sia molto adatto a me e a quanta spesso cambio idea, ecco. In un tuo video hai parlato del principio di indeterminazione di Heisenberg. Questo principio però ha creato un dibattito anche da un punto di vista più filosofico. Tu cosa ne pensi? Allora, io credo che, allora, a me piace immaginare, premessa su come funzionano i modelli matematici del mondo. Immagina un cerchio è la realtà, e tu hai un poligono iscritto nel cerchio, no? Che ne so, un pentagono, un esagono così iscritto nel cerchio. E quello, l'esagono è il tuo modello matematico. In alcuni punti ci prende, il contatto è perfetto, non sai esattamente quali. In altri punti invece ci va vicino. Questo per forza perché il numero di lati è finito, nel senso che l'insieme di ipotesi che tu puoi fare sono finite, non puoi esattamente descrivere la realtà perché a quel punto il modello diventa completamente inutile, cioè tu devi fare delle semplificazioni per arrivare alla chiave del processo, è il motivo per cui facciamo i modelli, no? Io credo che, again, non ne so niente, ma secondo me ogni volta che tu fai un modello, tu hai dei principi, cioè delle robe che dici, ok, questo lo prendiamo vero per assunzione, e poi altre robe che derivi da evidenze sperimentali, teorie matematiche, tutto quanto. Io penso che il fatto che il principio di indeterminazione di Heisenberg sia un principio è una prerogativa del modello che abbiamo. Non sto dicendo che non dice niente sulla realtà, non posso saperlo, ma ho il sospetto che se in futuro avremmo dei modelli matematici molto più rifiniti, magari se un giorno avremo unificato il modello standard con la gravità, cose così, potrebbe succedere, dovremmo tenere in considerazione l'ipotesi che potrebbe succedere che questo principio crolli, che come, che ne so, 500 anni fa pensavamo che ci fosse il principio dell'etere o che ne so, il principio delle sfere perfette e poi quello lì ci è crollato e ha detto no, in realtà altri modelli ci dicono che non è esattamente così. Potrebbe succedere che il principio crolli. Perciò io sono un po' scettica quando si pensa che questo principio dica qualcosa di veramente fondamentale sull'universo. Io tendo a dire più tipo, se dicesse qualcosa sull'universo, allora potremmo fare tutta questa filosofia. Ma credo che sia importante ricordarsi che tutta la filosofia che discende, no, da questa scoperta cioè, sta camminando sui tacchi alti, no? Sembra sempre che stia un po' per cadere. Perciò, queste non sono obiezioni, sono, diciamo, aggiunte che faccio. Io sono sempre, filosoficamente, il mio professore, secondo me, mi vuole prendere a schiaffi perché io sono sempre quella che dice, ma devi considerare anche che, così, ecco. Però questi sono i miei, ma devi considerare anche che. Non pensi che sia positivo che anche la scienza, da sempre considerata come detentrice di verità assolute, possa avere dei limiti che sono invalicabili? In realtà sono d'accordo con questa cosa, cioè penso che la nostra epoca sia paradossalmente molto poco scientifica, ma molto scientista. Cioè, Beh, applauso perché io voglio una maglietta con questa scritta. boom, cadono, verità, così. cioè, credo che la scienza, un po' perché si è fatta molto più complicata, venga sempre meno compresa e di conseguenza o cioè, venga presa come una sorta di scatola nera, o
ha ragione o ha torto, ma nessuno si preoccupa di aprirla, ecco. Cioè, nel senso, ovviamente un sacco di persone si preoccupano di aprirla, però come, tra virgolette, opinione pubblica, come gente, non c'è molto questa dimensione, ecco. E credo che questo sia in parte, adesso non voglio fare generalizzazioni, non sono un politico, però credo che sia in parte perché la scienza non è semplice, cioè la scienza non dà risposte, la scienza dà ipotesi, la scienza dice secondo noi potrebbe essere così, ma dobbiamo ancora vedere, ma c'è anche da considerare questo. La scienza è per sua natura complicata e complessa anche. E viviamo in un'epoca nella quale non abbiamo molto i mezzi per gestire questa complessità, secondo me. Io penso che i mezzi possano essere dati, non sono uno di quelli che la gente, il popolino, no, assolutamente, penso che possano tranquillamente addestrare le persone a capire la complessità, però in questo momento non abbiamo i mezzi. Perciò la scienza è vista un po' come una scatola nera e non la si gestisce. Cioè, per quanto riguarda, diciamo, il cuore del dibattito, allora, anch'io penso che sia una cosa positiva quando si raggiunge un limite, e in generale però, cioè, il metodo scientifico è disegnato per avere dei limiti, cioè il metodo scientifico, paradossalmente, se noi domani abbiamo, ci piove dal cielo una spiegazione che ci spiega ogni singolo fenomeno nell'universo, non ce ne facciamo niente di quella lì, perché nel verificare quella spiegazione lì, comunque dobbiamo andare avanti col metodo scientifico, perciò, cioè, l'idea di la scienza spiega tutto è in realtà un paradosso, la scienza cerca di spiegare tutto, ma per sua stessa natura ci si avvicina asintoticamente, cioè c'è sempre un qualcosa in più, fra virgolette. E questo, cioè io credo che sia, forse sono io che non ho capito le cose, ma io credo che questo sia insito nel processo scientifico, di indagine scientifica nel mondo, e che è il motivo per cui a così tante persone dà fastidio che la scienza non abbia, ed è il motivo per cui la scienza non ha risposte univoche, quindi credo che ci sia da fare una differenza fra il processo scientifico e quello che effettivamente la comunità scientifica dice, e lo scientismo, cioè l'idea che la scienza abbia tutte le risposte, l'idea che tutto quello che è vero, cioè che la scienza abbia una sorta di monopolio su ciò che è vero, cioè sono da tenere molto bene separate, secondo me, perché dobbiamo stare attenti, cioè siamo in un'epoca nella quale bisogna stare attenti a qual è, no, le pubbliche relazioni della scienza, qual è il PR della scienza, e se lasciamo che lo scientismo sia il PR della scienza, probabilmente non andiamo molto lontano. Ultima domanda nerd: il principio di indeterminazione di Heisenberg pone l'universo in termini probabilistici, ma come facciamo a considerare l'universo in termini di modelli matematici? Allora, io a questo rispondo che in realtà ci aveva già pensato qualcun altro prima, perché Laplace era fermamente convinto che l'universo funzionasse come un orologio, no? E che tutte le parti, cioè, funzionano come ingranaggi, tu capisci come funzionano gli ingranaggi e hai capito come funziona l'universo, no? Perciò, per capire, questo te lo dice anche il professore, è il riduzionismo, cioè per capire come funziona il tutto, lo spezzi nelle parti, capisci le parti e poi lo, con il costruttivismo, che è il contrario, lo riporti così. E non è così. Cioè, non funziona. Letteralmente niente nel mondo funziona solo secondo le sue parti. Sono casi minuscoli casi particolari. Perciò in realtà che l'universo, uno, che l'universo è probabilistico, soprattutto che l'universo è complesso, cioè che tu non devi considerare solo le parti, ma devi considerare le connessioni, vediamo, le interazioni fra le parti, e che le proprietà emergenti sono frutto delle interazioni dalle parti, non solo delle parti. E in realtà però questa convinzione, secondo me, non era stata smontata dal principio di indeterminazione di Heisenberg e dalla meccanica quantistica, ma ha iniziato ad essere smontata già da Poincaré e da quella che viene chiamata la teoria del caos, che è una roba che nessuno conosce, che nessuno così, ma già ci siamo accorti che non puoi predire mai che cosa succederà col 100% di precisione. Per un po' si è pensato che dice, no, ma in teoria se avessimo un, che ne so, un diavoletto che conosce esattamente con precisione infinita, così. Però già secondo me quando si era fatta la teoria del caos, cioè si era un po' nascosta questa complessità, questa probabilità sotto il tappeto,
però in realtà lo si sapeva che era lì, ecco, non, cioè che non possiamo predire perfettamente cosa succederà e che l'universo non è perfettamente deterministico. Secondo me in realtà è un concetto che c'è, che ha iniziato ad esserci già agli inizi del Novecento, secondo me, nella matematica e in generale nella fisica teorica. Facendo riferimento ad un tuo video, che cosa ne pensi della complessità? Domanda così, perché in realtà non c'è proprio una definizione. No, complessità è una sorta di disciplina ibrida fra, cioè, della computer science, cioè quella che viene chiamata network science, ci entra dell'economia, ci entra la sociologia, ci entra così. Tu cerchi di costruire dei modelli matematici che vadano bene per tutte quelle situazioni dove hai tante piccole parti che si parlano un sacco. Pensa a un formicaio, pensa i mercati, pensa, che ne so, la rete degli aeroplani, le reti neurali anche, sì. In realtà la fisica della materia anche usa un sacco questa cosa, perché ci sono gli elettroni nel reticolo che interagiscono fra di loro, fanno casini e cose così. Quindi la complessità è una roba che vive un po' a metà. Infatti i libri sono tipo, uno è su insetti sociali, l'altro è sulla scienza dei network. Cioè, come spiegheresti ai liceali come me l'intelligenza artificiale? L'intelligenza artificiale è un nome un po' approssimativo che viene dato a una nuova generazione di algoritmi. L'idea di fondo è che se nella programmazione tradizionale il programmatore dava una serie di istruzioni molto precise nella forma se, allora. Cioè si diceva al calcolatore qualcosa come se ti do questo valore, allora sommalo e così. Ed era tutta una serie di istruzioni molto precise. Nell'intelligenza artificiale, che è un nome un po' fuorviante perché non è un'intelligenza, però l'idea è che alla macchina viene affidato di più sul risultato finale. La macchina ha più influenza sul risultato finale. Gli algoritmi di intelligenza artificiale sono di tutte le forme e di tutte le specie, e alcuni funzionano per alcune occasioni, alcune per altre. Credo però che quello che li accomuna tutti è che hanno una serie di parametri che associano un input, cioè un valore di ingresso, a un valore di uscita. Il modo migliore di immaginarlo è una sorta di, no, cioè il valore di ingresso, c'è una sorta di scatola nera che è il nostro algoritmo, e c'è un valore di uscita. E dentro al nostro algoritmo ci sono tutta una serie di parametri. E quello che noi facciamo è far vedere alla macchina migliaia e migliaia e migliaia di esempi svolti. Cioè si dice, quando come input ti do X, come output mi devi dare Y, per migliaia e migliaia di volte. E tramite vedendo tutti questi esempi svolti, la macchina aggiusta questi parametri che lei ha dentro la sua scatola nera, no? E perciò, quando poi noi le diamo un esempio che non è ancora stato risolto, con quei parametri lei riesce a dare dei risultati che siano simili a quelli corretti che le abbiamo fatto vedere prima, ovviamente se l'abbiamo programmata bene, e quindi siano corretti. E questo è perfetto nelle situazioni nelle quali ci sono tanti dati con relativamente poche deviazioni. L'esempio classico sono le raccomandazioni di Netflix, per dire, no? Cioè, la gente che ha visto questo tipo di film tende a vedere quest'altro e non c'è nessun motivo particolare per cui bisognerebbe fare varie deviazioni. Quindi questo tipo di algoritmi funziona molto bene. Il problema è che non sono io l'unica a trattarli come una scatola nera, visto che una parte dell'addestramento di questa intelligenza artificiale è delegato alla macchina, e il controllo degli esseri umani e quindi la responsabilità di quello che le macchine fanno è molto più diffuso, delocalizzato, non si capisce molto bene chi ce l'ha e così. E perciò i problemi sociali principali legati all'intelligenza artificiale sono dovuti al fatto che molto spesso si dice, ma lasciamo fare la macchina, no? E farà tutto bene, ma la macchina riflette magari dei problemi che c'erano nel nostro dataset. Vi faccio un esempio. Se dobbiamo decidere, mettiamo che noi abbiamo un algoritmo che deve decidere se dare a qualcuno un mutuo oppure no. In America le famiglie
bianche tendono ad essere molto più abbienti e benestanti delle famiglie nere. Perciò, se io semplicemente prendo tutti i mutui che sono stati dati, li do alla macchina e le dico, ok, addestrati con questi, quello che la macchina capisce è dire, ah, ok, queste persone sono nere, quindi non gli diamo il mutuo, perché è quello che è successo in passato, no? E perciò noi pensiamo di star facendo qualcosa di giusto, perché dice, ah, vabbè, ma lo facciamo fare alla macchina, non stiamo mica essendo razzisti. Però la macchina ha appreso dalla società e ci restituisce i bias e i problemi che c'erano già. Questo è uno dei problemi, e in generale la soluzione per questo tipo di problemi è di aprire le scatole nere e di guardare effettivamente come sono fatti, guardare quali sono i parametri problematici, farsi molte molte domande rispetto a questa cosa, e in questo la filosofia tra l'altro viene d'aiuto. Questo è come lo spiegherei. Come mai non ti sei iscritta alla facoltà di filosofia? Avevi paura che questo potesse in un qualche modo ostacolarti per la scelta della tua professione? A me del lavoro non me ne è mai importato niente, ho sempre detto che se la passione che ho per la fisica l'avessi avuta per le lettere, avrei fatto lettere e sarei stato disoccupato, quindi quello non c'entra niente. Come credo che sia giusto, perché non puoi sapere come sarà il mercato fra 3-5 anni, cosa scegli in base a quello. Cioè, fai quello che ti piace, preoccupati, cioè impegnati molto, usa bene il tempo, sviluppa delle abilità piuttosto che imparare a macchinetta le cose e poi vedi. Questa è la mia filosofia. Cioè, il mio professore di fisica del liceo mi fece notare che, uscita da un liceo classico, avevo i mezzi per interpretare un testo di filosofia, ma non avevo i mezzi per interpretare un testo di fisica o matematica. Perciò se non avessi fatto una laurea scientifica, mi sarebbe mancato un grosso pezzo. E effettivamente per me questa è una cosa. Secondo, ero indecisa fra un po' di cose, però alla fine, cioè, perché io ero indecisa fra fisica, filosofia e l'Accademia di Teatro. E tirai la monetina, ho fatto la moneta da 1 euro, no? Ho detto, se viene uno, faccio una facoltà scientifica, cioè fisica, se viene l'uomo vitruviano, faccio una facoltà umanistica, quindi filosofia. Ed è venuto uno. E cioè, nel senso, era che se fosse venuto l'uomo vitruviano avrei detto comunque fare fisica, però un po' è stato questo, ecco, l'ho preso come un segno del destino. E poi c'è anche il fatto che io volevo, per me era importante fare la cosa più difficile possibile, e vabbè, perché a fare la cosa più semplice sei sempre in tempo, ma non lo so, pensavo che fosse molto importante in quel momento della mia vita fare la cosa che mi faceva crescere di più, e sentivo che in quel momento era fisica, e sono molto molto contenta di averlo fatto, perché adesso mi trovo che qualsiasi cosa che non sia un esame di fisica teorica, onestamente è facile, cioè vedo i miei compagni che danno esami di sistemi complessi, da economia, e dicono, oh, questa roba è difficilissima, io, oh rega, ho dato analisi 2, posso tirar giù giganti, no? Quindi aver fatto qualcosa di molto difficile, anche soltanto per prospettiva, siccome fa sembrare tutto facile a confronto, secondo me è stata la scelta migliore. Non vorremmo entrare nella tua sfera privata e personale, ma ci è sembrato di capire, seguendoti sui social, che hai un rapporto particolare con tuo papà. Senza entrare troppo nel dettaglio, ne vuoi parlare? È che mio padre è una persona molto riservata, e quindi sto un po' ragionando mentalmente quanto posso dire di lui. Questo lo posso dire, che è l'unica persona da cui mi sento capita al 200% fino in fondo, ecco. No, non voglio dire niente sulla nostra storia, perché ovviamente, cioè, avere una figlia adolescente è